Presidente, lei ha dei soldi in banca, vero? È una domanda retorica, lo so, però ha un suo senso, ci arriviamo. Ha un suo senso anche dire che se lei non avesse un conto corrente oggi, non potrebbe neanche lavorare, lo sa? Perché non potrebbe lavorare? Perché il suo datore di lavoro, i cittadini, non potrebbero darle in contanti più di 1.000 euro. Perché? Perché è vietato, per legge. Quindi la Repubblica Italiana sì. È fondata sul lavoro, però solo se è un conto in banca. Presidente, lei i suoi guadagni giustamente se li merita, sono frutto del suo sudore, e lei queste materie prime, queste materie frutto del suo lavoro, le arrivano direttamente su un conto corrente, così come stavo spiegando prima. Lei quindi è costretto ad avere quei soldi all'interno di un conto corrente. Visto che lei è costretta ad avere quei soldi all'interno di un conto corrente, Presidente, lei dovrebbe essere costretta anche a ritrovarli, perché se no, lo sa bene, è dittatura. Lei non può chiedere il pagamento del suo stipendio in contanti, perché è superiore a 1.000 euro, perché lo Stato le sta obbligando ad avere un deposito bancario. Non solo, ma se lei volesse, casomai, poi ritrasferire per metterli più al sicuro questi fondi che obbligatoriamente lo Stato le chiede di tenere all'interno del conto corrente, lo potrà fare, ma verrà segnalata. Verrà segnalata perché le operazioni, anche se successive e non in un'unica soluzione superiore a 1.000 euro, vanno segnalate a tutto il sistema bancario. Lo deve sapere tutto il sistema bancario, Presidente, quello che lei fa con i suoi soldi. Nonostante tutto questo, quindi nonostante gli obblighi che abbiamo ad avere un conto corrente, noi vogliamo introdurre, anzi voi volete introdurre all'interno del nostro sistema normativo un principio che prevede il prelievo o decurtamento forzoso sui conti correnti o sui titoli. Che cos'è il bail-in? Spieghiamolo facilmente. Il bail-in, in sostanza, significa che da domani il deficit di patrimonio rispetto a quello necessario perché la banca possa continuare ad operare, la famosa soglia minima di patrimonio, verrà non più trovata all'esterno, ma bensì presso gli stessi finanziatori o correntisti. In pochissime parole, Presidente, i correntisti diventeranno soci della banca nel momento in cui depositano i propri fondi all'interno della stessa banca. Però, Presidente, sono soci polli. Sono soci polli perché verranno chiamati solo per ripianare le perdite, ma mai per partecipare agli utili. Come disse Visco, i clienti andranno pienamente informati del fatto che potrebbero dover contribuire al risanamento di una banca. Presidente, oggi inizia la legge di delegazione europea. Quanti giornali hanno parlato di questa procedura? Quanti? Noi stiamo discutendo una procedura che prevede che qualcuno privato possa mettere le mani nel mio conto corrente, nel suo conto corrente, senza che uno Stato ne sappia niente, perché l'autorità di risoluzione, parte pubblica e parte privata, perché l'autorità di risoluzione con quei fondi che metteranno le banche per coprire ex ante eventuali crisi, verranno utilizzate da un privato e verranno investite per farci soldi. Ecco a cosa serve questa operazione. Quindi oggi inizia la legge di delegazione, noi ne stiamo discutendo, Presidente, alle 8. Voi lo sapete bene che le informazioni di TG le prendono fino alle 6 e mezza. Come mai questa legge di delegazione la stiamo facendo a quest'ora? Come mai un giornalista prima mi ha fermato e mi ha detto: ma perché nessuno ne parla? L'ho saputo ora. Un giornalista di un'agenzia di stampa mi è venuto a dire che non sa, è passato al Senato. Non ne ha parlato nessuno. Parlato al Senato, l'hanno approvato. Noi oggi siamo in discussione generale, oggi TG non ne parleranno perché ormai è troppo tardi. Domani mattina probabilmente chiuderemo tutto. E da dopodomani qualcuno potrà entrare, ripeto, nel mio conto corrente a prendere dei soldi che io ho lasciato in custodia, perché parliamo di deposito, e l'articolo 1834 del Codice Civile prevede chiaramente una cosa, che quella somma che viene depositata, anche se in denaro, deve essere restituita nella stessa specie monetaria. È chiaro? Il Codice Civile dice una cosa ben chiara. È un deposito, me lo custodisci. Stranamente, a differenza del classico deposito, ne diventi pure proprietario. Quindi ci puoi anche fare soldi con i miei soldi, ma nel momento in cui io li richiedo, tu me li devi ridare.
Voi invece, nel silenzio di tutti, grazie anche alla stampa a volte partitica, a volte omertosa, grazie a questa stampa riuscite a far passare questi principi come normali. Siamo riusciti a strappare qualcosa a Visco durante l'ultima audizione, che non parlava di bail-in, parlava di tante cose. Poi si parlava anche di bail-in. Una sola domanda siamo riusciti a strappare. È dal 2012 che un'assicurazione privata parla con la Banca d'Inghilterra per introdurre in Europa questo principio che si chiama bail-in. Lo sa, Presidente? Presidente, lo sa che questa assicurazione privata è la stessa che copre i depositi in America, dove il bail-in già esiste? È la stessa che ha scritto la direttiva in America, la FDIC. Ha scritto quella direttiva e poi è l'assicurazione che copre i depositi della direttiva, previsti nella direttiva. Non c'è conflitto di interessi. Ma per voi non sapete neanche cos'è il conflitto di interessi. In pratica ci arriva una direttiva importantissima che sancisce un principio mai visto prima, ma nessun giornale ne scrive. Ma neanche gli altri gruppi parlamentari si sono degnati di fare un comunicato stampa per informare i propri elettori di questa novità mai vista, mai vista nel sistema normativo nazionale ed europeo. Ma la paura vostra, lo sapete qual è? È quella che gli italiani poi si ricordino Amato, che si ricordino Cipro, che si ricordino Lehman Brothers. Vi ricordate Lehman Brothers? Quando la banca di investimento fallì, i creditori non garantiti hanno ottenuto 8 centesimi per un dollaro, l'8%. Quindi io domani avrò la mia banca che va a comprare titoli tossici, che trasferisce i soldi alle Cayman, in Lussemburgo, chissà in quale altro paese per pagare meno tasse, magari d'accordo col Presidente della Commissione Europea Juncker, la conoscete tutti l'indagine LuxLeaks, per andare a pagare ancora meno tasse, compra titoli tossici, guadagna provvigioni, spostano i soldi alle Cayman, Lussemburgo, poi domani viene da me, che ho solo depositato i miei soldi in quella banca, e mi chiede di partecipare alla crisi. Ma nel momento in cui fanno i guadagni straordinari, Presidente, noi partecipiamo a questi utili? Ah? Governo, partecipiamo a questi utili? No. E allora perché devo partecipare alle perdite? Perché non lo spiegate ai cittadini italiani? Non avete fatto un comunicato stampa, è dal 2012 che si parla di bail-in. Il bail-in è un sistema ingiusto. Quale altra azienda privata, spiegatemi, viene salvata dai propri clienti se va in crisi? Non è che domani mi trovo il mio commercialista o l'avvocato fuori che sta fallendo e mi dice no, guardi, la sua parcella oggi costa di più perché lei deve partecipare ai miei guadagni, alle mie perdite. E questo è il principio. Quindi io da domani lascio una macchina in un garage perché parto una settimana, gliela lascio lì in deposito, come deposito i miei soldi, la lascio lì. Poi dopo una settimana torno e non la trovo più, perché il curatore fallimentare che curava il fallimento del garage può utilizzare la mia macchina per ripianare i debiti del garagista. Ah? E questo è il principio che volete introdurre. Vi dovreste vergognare. Siamo gli unici che ne parlano. Siamo gli unici che ne parlano. Non va bene neanche il bailout, perché le banche se le devono pagare da solo, da soli se le devono pagare i loro danni. Perché basta avere un po' di prudenza. Esistono riserve obbligatorie, di vigilanza, esistono tutte le norme tecniche che volete, le possiamo mettere tranquillamente in piedi, ma si controlla prima, come è sempre stato, fino al 93, finché il sistema bancario era pubblico. Tutte queste grosse crisi con i titoli tossici fino al 93 non c'erano, perché le banche davano un servizio al pubblico, erano di interesse pubblico e le azioni della banca centrale italiana, degli italiani, che stampa soldi degli italiani, non è più degli italiani, non è più degli italiani, è di azionisti privati che secondo voi dovrebbero, quindi sono azionisti di una banca centrale che li dovrebbe controllare. Nel momento in cui loro decidono chi è il governatore, perché lo indicano al Presidente del Consiglio, e decidono anche che stipendio deve avere il governatore, che stipendio deve avere il direttore, il vice direttore. Non c'è conflitto di interessi. Non c'è conflitto di interessi. Presidente, per noi quello che è mio, quello che è suo, quello che è nostro. Per le banche il concetto è molto diverso. Per le banche quello che è mio e quello che è tuo è mio. Questo è il vostro futuro. Niente. Grazie. Grazie. Non vi sono...